con la sfilata delle mamme della scuola del Istituto Comprensivo di Papanice. Si sta avviando al termine questa bellissima manifestazione organizzata presso l'Istituto Scolastica Codignola, quinto circolo di Crotone, dalla dirigente Giuseppina Padovano, che è al contempo dirigente reggente dell'Istituto Comprensivo di Papanice. Davvero simpatiche queste mamme papanicesi qui nella palestra della Codignola, in mezzo a tantissime bambine, a bambine, tantissime, tantissimi genitori. Questa mamma osa anche un po' con una mini davvero anni 60, come l'introduttrice sta spiegando nel raccontare questa sfilata. Prima di questo ci sono stati vari momenti, alcune recite, alcune canzoni, una bellissima recita che ha ottenuto il terzo posto al concorso teatrale delle scuole italiane ad Alto Monte. Pochi minuti fa anche la sorpresa dell'arrivo di una bellissima torta tricolore sulla quale è raffigurata una foto uscita, pubblicata sul trisettimanale crotonese, una foto del prefetto Vincenzo Panico, che per la seconda volta ha fatto l'onore di essere presente qui alla Codignola, e lo vedete in queste immagini. Fianco a lui appunto la dirigente Tonia, Giuseppina Padovano, il segretario di SGA del Istituto Comprensivo di Papanice Antonio Garofalo e l'ex dirigente scolastico Rossin, che se non vado errato fu anche dirigente del quinto circolo. Una manifestazione davvero, davvero molto, molto bella, al di là dei luoghi comuni. Ho visto una Papanice davvero positiva, ottimi, bravissimi bambini e anche ottime mamme, non direi genitori, perché le manifestazioni sono state, come potete vedere anche adesso, realizzate soprattutto da mamme. Dovrebbe trattarsi di uno dei tanti progetti che sono stati realizzati quest'anno presso l'Istituto Comprensivo di Papanice, al quale, come si sa, voi, non so, per tempo ma anche per disponibilità, le donne sono sempre più partecipi rispetto agli uomini, o forse era solo riservato alle donne. Infatti adesso abbiamo un uomo improvvisato che in realtà è una donna, così come anche quello che segue, visto appunto la mancanza di uomini. Dicevo, una manifestazione molto, molto carina, che doveva essere spunto per l'inaugurazione dell'anfiteatro all'esterno di questa palestra, realizzato l'estate scorsa, ma che non è stato possibile fare perché adesso c'è il sole, ma poco fa, stamattina, c'è stato un piccolo acquazzone, ha reso il piazzale un po' impraticabile, quindi si è deciso di spostare il tutto in questa palestra. L'occasione è anche stata quella di presentare questa mamma con le mani al filo, mi dice tanto, io sto attento a un'eventuale apertura della vestaglia, vediamo se ci fa lo scherzetto. Una mamma molto, molto simpatica, ecco. Tra le ovazioni generali della signora, che non si fa alcun problema di qualche grammo in più. Dicevo, l'occasione è stata anche quella di presentare, oddio, alla grande proprio, la dirigente sorride, il prefetto Panico apprezza, e andiamo, sembra davvero il programma di Bonolis, passiamo a levelatura alla grande. Dicevo, per concludere la presentazione di questo, della quarta edizione del volume che ormai la dirigente fa da tempo qui alla Codignola, che quest'anno per la prima volta si farà anche a Papanice, un libro molto bello, nel quale, scusate se è poco, come potete leggere, le foto sono del sottoscritto, le foto sono di Rosario Rizzuto, e ringrazio la dirigente della citazione, e anche nel aver saputo apprezzare il mio impegno e il mio lavoro. Con queste bellissime donne di Papanice chiudo questa breve clip, e anche con le parole della dirigente.
davvero un applauso a queste bellissime donne di Papanice e alla prossima.